Come diamine è possibile che certe cose succedano in Minecraft, ragazzi? Vorrei chiamare questa serie di video così. Ma oggi ci troviamo davanti alla serie di clip e compilation più assurde di Minecraft. Non so cosa aspettarmi, ma partiamo subitissimo con un personaggio che spawna un wither. No, ti prego, Rana, cosa stai per capire? Ma in che senso? Ragazzi, come davvero succede una roba del genere? Riguardiamo un attimino, perché le rane in Minecraft si mangiano anche i wither. No, io non saprei neanche come provarla. Ragazzi, vi lascerò il video di questa compilation qua sotto nei commenti. È di un canale molto famoso in America che raccoglie tantissime clip di vari fan in giro per il mondo. Le rimette assieme e crea delle compilation in momenti più divertenti. Allora, noi oggi reagiremo quindi a queste clip. Vediamo cosa succede. Ma in che senso, ragazzi? Ha craftato una mano enorme. Cioè, ha messo mano più mano nell'anvil e ha craftato una mano gigante. Buongiorno, signor Steve. Questo è il suo braccio. Io non so cosa dire, ragazzi. È bellissimo. Ciao. Oh, che braccio enorme c'ha Steve adesso. Io, ragazzi, lo dico onestamente. No, sta rompendo il sole. No, no, non farlo. Ma cosa sta succedendo? Ah, gli ha droppato il sole, lo sta mangiando. Io ve l'ho detto, raga, che ci sono solo momenti assurdi, clip assurdi. Au, neanche io so spiegarmi come questa roba sia successa. È pieno di robe super divertenti. Allora, Steve in mano delle pozioni. Strength infinita? Strength infinita? Ma che vuol dire strength infinita? Scusatemi, ma... Come? È diventato enorme. Ragazzi, che cacchio? Fermi un attimo. C'ha un braccio possesso. Com'è possibile? Ma cosa sta succedendo? Ma Steve è diventato Super Steve! Non lo so, ragazzi. No! Ha eliminato... Dove l'ha sparato? L'ha sparato lontanissimo! Raga, non so... What? Esatto. Davanti abbiamo un allay. Un bellissimo allay che sta andando a raccogliere un uovo di drago. Cosa succede con un allay con un uovo di... Dove sta andando? Dove è andato? Dove è andato l'allay, ragazzi, in questa clip? Ma... No, no, signora allay. No! No, è la rivoluzione degli allay. Sta arrivando all'interno del mondo di questo povero campione che probabilmente è... Allora, cosa succederà, ragazzi? Opzione 1, farà una bruttissima fine. Opzione 2, l'allay comanderà l'universo sulle spalle dell'Ender Dragon. Opzione numero 3, crasherà Minecraft e questo ragazzo non giocherà mai più a Minecraft. Vediamo cosa succederà, ragazzi. Opzione numero... no. Scappa. Ok, ragazzi, ci sto. Cioè, io non so più cosa dire. Allora, questo giovane campione sta rompendo un log di legno. E fin qua ci siamo, ragazzi. Io ho paura a dare le opzioni di cosa può succedere. C'è un altro Steve che sta andando a cioppare. No, no, aspetta, Steve. Steve, no, 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 no. Voglio rivedere un attimino. Voglio un attimo rivedere, perché questo qua è andato proprio così, con un'accetta in stone. L'ha rotto e gli ha droppato proprio un albero, ragazzi. Non credo di aver mai visto un albero droppato a terra. Lo mangia, non diventarmi un albero. No, Steve, non far... No, ti prego, dimmi che c'è il bone meal. No, ragazzi, chissà che cavolo usciva col bone meal. Era divertente. Questo sta cioppando un villager, ragazzi. C'ha anche un villager in mano. Va bene. Va bene, ragazzi, non dobbiamo mai farci domande quando troviamo certe clip o certe situazioni. Ve l'ho detto, abbiamo davanti alla compilation cose più assurde che la gente fa su Minecraft. Vediamo qua, dopo che sta cioppando continuamente. Ma non li fa prendere, cioè, cioppa i villager, li sta prendendo a picconate e poi non fa nient'altro. Non dimmi che li potrei dare, ti scongiuro. No, 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 no. No, ragazzi, cioè il villager diventa sempre più grande, sempre più enorme ogni volta che gli si droppa un villager addosso. Cioè, quanto può diventare gigante? Scusatemi, a me pare veramente troppo. Ma è gigantesco, ma non può essere così enorme. Poi, ragazzi, ma immaginate un villager così grande, cosa può droppare, cosa può tradare con questo villager? Poi, tipo, ti droppa uno smeraldo grande quanto l'universo di Minecraft. Sarebbe veramente geniale, ragazzi. Bello, bella questa casettina, stile proprio... Guarda, ragazzi, guardate qua. Questa qua è proprio la casa che io facevo su Minecraft nel 2013, quando per me il gioco era solamente birch, che è qua in fondo, ragazzi, alberi di birch che odiavo, per me è il legno peggiore di Minecraft. Potevo solamente costruire roba o in cobblestone con questa roba qui, con questa texture orrenda, e il legno. Io pensavo che fossero costruzioni veramente belle. Non mi aspettavo che nel 2022 arrivassimo poi a livelli di costruzione incredibili. Steve è in casa, ma non c'è il vetro. Cioè, ragazzi, hanno fatto una casa senza il vetro. E Steve ha rubato il letto al nostro Steve Capo. Vediamo cosa succede a Steve Capo. Rompe...
No, ragazzi, dai. Però così è troppo. No! Non ha... No! Non ha più le gambe! No! Chissà com'è la visuale così, senza gambe. Dove sta andando? Dimmi che può passare... Non è vero, ragazzi, non è... Ah, non è vero. Non è possibilmente vera questa roba. Dove sta andando? Ma dove sta andando? È andato. Il nostro amico Steve, ragazzi, ricordiamolo per sempre come uno Steve che purtroppo è stato cioppato perché gli ha rubato un letto. Va bene, io proseguo. È ormai una lotta tra Steve e Steve. Vediamo. Sick del knockback. Non ho letto bene, ragazzi. Scusatemi, leggiamolo per bene assieme. Allora, knockback livello 32.000. Voi non lo potete vedere perché c'è il mio bellissimo faccione, ma il livello è 32.000 di knockback. Adesso... Il nostro Steve, che ogni volta viene cioppato, diviso a metà tutto quanto quello che gli succede. Cosa succede se... Dove è andato? Dove sta andando? No, no, Steve, no! No! Ma cosa sta uscendo? Ma cos'è sto cane arrabbiatissimo? No! Scappa, Steve numero uno! Il nostro Steve capitano, ragazzi, sta andando all'interno di una fortezza marina e sta litigando con qualche... Non Steve, scusatemi, con qualche guardian. Non capisco il motivo, stia litigando. Ovviamente uno Steve qualunque può andare a comandare all'interno di una fortezza marina. E... Cosa succede? Cosa... Ma come Enderman? No! No, ragazzi, non è possibile sta roba! Cioè, se io in questo momento... Appena provo magari a cingermi a sfidare una fortezza marina, mi trovo così un Enderman davanti all'interno dell'acqua. Io cosa posso fare? Io prendo e chiudo Minecraft e scappo direttamente. A parte che ve l'ho detto, è una compilation di robe assurde che la gente fa su Minecraft. E non me l'aspettavo così tanto da ragione. Ok, no, non si può aprire un portale del Nether nell'End, ragazzi. Questa roba non si può fare. E... Ok, lui l'ha aperto. Se ne frega altamente delle leggi di Minecraft. Non ne vuole sapere. Il nostro Steve numero 2. Non puoi rompere il portale. Steve, non puoi rompere il portale. Cosa ce ne fai? Cosa te ne fai in modo di quell'oggetto? Non dimmi che lo puoi anche mangiare. Perché io chiudo qua il video. No. Ditemi che piazza il portale sopra quel blocco di bedrock. Ci ho azzeccato. E adesso dove andate, Ender Dragon? Nel Nether? Sarà facendo casini nel Nether sicuramente? No, dai, ma perché ce l'hanno bloccato? Nell'esatto momento in cui io avrei voluto vedere fino a che punto stava per arrivare questa storia. Però Steve non mi può deludere con tutta quella redstone. Ti prego, dimmi che è della TNT, Steve. No! Uno Steve su un pistone e l'altro che attiva la redstone con tutto quanto... Vediamo? Dove sta andando il pistone? Dai, ragazzi, ma io voglio veramente avere queste cose qua. Io voglio proprio provare. No, non dirmi che spaccherò il sole. Ti prego, non dirmelo. Non dirmelo che spacca il sole. No, a peggio, viene ustionato per colpa del sole. Non ha il livello massimo. No, vabbè, ragazzi. Bellissimo. Allora, vai Steve, fammi vedere cosa vuoi fare con queste bellissime, golosissime carote. Barbabietole, si vede perché Minecraft 1.12 sono anche, grazie alle texture e ai villaggi capisco anche dove si trovano, con quale versione. Allora, no, non picchiare il nostro amico villager, povero. No, no, ma sono picchiato, no, quanto arriva cattivo l'Eron Golem. Raga, è cattivissimo. Ok, sei tranquillizzato. No, non è vero, voglio rivederlo. No, non me l'aspettavo per niente. Che cacchio è successo con questo Iron Golem? Riguardiamolo. Allora, 3, 2, 1. Ma che cacchio sta succedendo? Dannazione, bello. È tutto troppo, dannazione divertente. Ce ne sono veramente tantissime di queste compilation, ragazzi. Quindi se volete anche andiamo a vederla assieme, ditemelo qua sotto nei commenti. Guardiamo l'ultima clip di oggi. Allora, abbiamo uno Steve su un pigman con uno stick di carote, quindi classico. Perché ha droppato la cobblestone a questo giovane Steve? No, vabbè, ragazzi, dai, no, non è vero. No. Per me posso fermarmi qua, non lo voglio commentare questo, ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Vi invito a scegliere uno dei video qua davanti, per me è molto importante, ragazzi. Dimmi cosa ne pensate di questo video. E noi ci salutiamo, ci vediamo in un prossimo video. Dal vostro caro Bomarchio è tutto. Ci salutiamo. Ciao ciao!